Alfredo, io non c'entro. Tua moglie mi ha detto di portarti a mangiare. Dammi qua. Ce l'ho detto a mia madre, che non me l'avevi dato tu le pellicole, che non era stata colpa tua. A me mi pareva uno scherzo che le pellicole prendono fuoco. Solo questo ti volevo dire, me ne vado. Toto, vieni qua. Avanti, vieni qua. Bravo, oh. Sentimi bene a quello che ti dico. Io ho cominciato questo mestiere a 10 anni. E a quei tempi non è che c'erano queste macchine moderne. Le pellicole erano mute. Il proiettore girava a mano, proprio così, con la manovella. Tutto il santo giorno a girare la manovella. Ed era così dura questa manovella. E se uno si stancava un poco e perdeva la velocità, e un colpo, boom, se ne andava tutto a fuoco. Allora perché non me lo insegni pure a me? Ora che non c'ho più la manovella viene più facile. Perché non voglio, Totò. Tu non lo devi fare questo lavoro. Sei come uno schiavo. Te ne stai sempre solo. Ti vedi 100 volte la stessa pellicola perché non hai altro da fare. E ti metti a parlare con Greta Garbo e te rompovere come un pazzo. Lavori come uno scecco. Perdi giunta alle feste, a Pasqua, a Natale. Solo il venerdì santo sei libero. E sentami, se a Gesù Cristo non lo mettevano in croce, pure il venerdì santo si travagliava. E allora perché non cambi mestiere? Perché sono uno scimunito. Quanti altri in paese lo sanno fare l'operatore? Manco uno. Solo un cretino come me lo poteva fare. E poi io non ho avuto fortuna. Allora, vuoi fare il minchione come me, eh? Rispondi. No. Bravo, Totò. Bravo, Totò. Io lo dico soltanto per il tuo bene. Io sono qua dentro, muore di caldo d'estate e muore di freddo d'inverno. Respiri il fumo e gas. E alla fine ti guadagni una miseria. Ma non ti piace proprio niente di quello che fai? Con il tempo uno si abitua. E poi quando senti da qua sopra che il cinema è pieno, la gente ride e si diverte, allora sei contento pure tu. Ti fa piacere che gli altri ridano. È proprio come se fosse tu a farle ridere. E gli fai scordare le disgrazie e le miserie. Questo mi piace. Ma allora che ho parlato turco? Che guai? Chi sta tagliando? Fai finta di darmi ragione e appena mi giro fai come ti pare. Ha ragione tua madre. Un pazzo sei. Sì, pazzo. Ma come ha fatto sto pigliore bottato? A forza di guardare ha imparato. Cosa dell'altro mondo? Totò! Ora lo dico pure un cassiere. Non devi mangiare più nemmeno nel cinema, hai capito? E ora parlo pure con Padre Adelfio. Manco un chierichietto ti posso fare più. Ma in più, disgraziato!